Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video dei trasferimenti impossibili. Allora ragazzi, lo scorso video ho raggiunto i 100 mi piace in pochissimo tempo, quindi oggi sono qui con un nuovo episodio di questa serie, nuovissima serie mai vista su YouTube. Faccio però delle piccole premesse. Allora, innanzitutto il calciomercato, come ben sapete, è finito, ma soprattutto sono uscite anche le carte, diciamo, ufficiali dei primi 50 giocatori di FIFA. Io continuerò a fare questa serie perché comunque ci sono delle trattative durante il mercato veramente, veramente assurde. La chiusura del calciomercato non vuol dire che io comunque non ne debba parlare, anche perché questi sono trasferimenti che in ogni caso si potrebbero in un futuro magari avverare e quindi secondo me è giusto parlarne. Altra premessa è che appunto sono usciti i valori originali delle carte, ma come ben sapete nel caso un giocatore si dovesse trasferire i dati potrebbero cambiare. L'abbiamo visto anche quest'anno con FIFA 15. Quindi le mie ragazzi sono prediction non riguardanti le carte di FIFA 16 appena uscite, ma riguardanti secondo me come potrebbe essere il giocatore nel caso si trasferisse in un'altra squadra. Comunque partiamo subito con il primo trasferimento impossibile del quale si è parlato quest'estate e sto parlando di Pogba al Chelsea. Il Chelsea ci ha provato fino alla fine, ci ha provato senza successo però. Il Chelsea si è spinto fino a 80 milioni di euro per portare Paul Pogba in Inghilterra. Una proposta che però è stata respinta al mittente dalla Juventus. I Blues, diciamo che sono stati a guardare per buona parte dell'estate e a metà di agosto hanno provato l'assalto, contattando l'entourage del giocatore francese. Sondaggi con il club bianconero che però ha risposto negativamente senza nemmeno pensarci, anche perché dopo gli addii di Pirlo, Tevez e Vidal, Marotta non poteva assolutamente permettersi di perdere un giocatore così fondamentale e infatti Paul Pogba ha preso la maglia numero 10 e la Juventus ha costruito, diciamo, la squadra 2015-2016 intorno a lui. Pur non avendo coperto i buchi dei giocatori venduti durante il mercato estivo, il fatto che Pogba sia voluto rimanere o comunque la Juventus l'abbia trattenuto per i tifosi juventini è sicuramente un bel colpo. 80 milioni per Paul Pogba, secondo me, in questo calciomercato sono pochi perché abbiamo visto giocatori trasferirsi per cifre assurde a grandi squadre, quindi secondo me Paul Pogba potrebbe valere molto di più. Il Chelsea farà un altro sondaggio, un altro tentativo a gennaio. In ogni caso, se la Juve dovesse venderlo, avrebbe veramente bisogno di un grandissimo sostituto. Nel caso Paul Pogba si dovesse trasferire al Chelsea, avrebbe un overall di 86, velocità 78, dribbling 87, tiro 80, 75 di difesa, 82 di passaggio e 90 di fisico. Altro trasferimento veramente pazzesco del quale si è parlato quest'estate è la possibilità di vedere Neymar trasferirsi dal Barcellona al Manchester United. Come sappiamo, il Manchester United in questo mercato estivo ha cercato veramente molti colpi da inserire sulle ali, da Pedro allo stesso Neymar a Müller. Infatti, le voci che sono girate per questo trasferimento sono veramente pazzesche. Sembrava che il Manchester United fosse disposto a offrire cifre incredibili per l'attaccante del Barcellona e infatti sembrava fosse disposto a spendere quasi 190 milioni, successivamente 250 fino ad arrivare addirittura a 350 milioni, cifre esorbitanti che per questo mercato, per Neymar, secondo me a questo punto sarebbero quasi giuste. Sinceramente, ragazzi, questi sono giocatori che secondo me per qualunque cifra ti possono offrire non sono da vendere, anche perché cioè, con chi lo sostituisci Neymar? Non puoi sostituirlo, secondo me. In ogni caso, signori, il Manchester United è rimasto senza tutti questi grandi colpi, ma ho parlato veramente molto in questi trasferimenti impossibili del Manchester United. Manchester United comunque protagonista per quanto riguarda le grandi cifre di questo calciomercato, ma che per il momento ancora non si è portato a casa nessuno, neanche Pedro che si è accasato al Chelsea. In ogni caso, il Manchester United credo che tornerà all'assalto, se non di Neymar, di qualcuno di veramente importante, già a gennaio oppure alla prossima estate. In ogni caso, se Neymar si dovesse trasferire, avrebbe un overall di 88, velocità 92, dribbling 94, tiro 86, difesa 30, passaggio 78 e fisico 62. Signori, anche questo episodio dei trasferimenti impossibili finisce qui. Mi raccomando, ragazzi, se arriviamo a 100 mi piace, arriva un altro episodio, anche perché, come ben sapete, ci sono altri giocatori di cui parlare. Molti giocatori che nell'ultimo minuto, nell'ultima ora di calciomercato non hanno trovato posto in nuove squadre. Quindi, signori, mi raccomando, 100 mi piace, prossimo episodio, abbiamo tanti trasferimenti impossibili di cui parlare. Noi ci vediamo al prossimo video, un saluto da Menzo e alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.